Bene, vediamo ora un altro sistema per la creazione di presentazioni. In realtà parleremo del sistema di Google Docs o Google Drive, che non è soltanto un software o un sistema per creare presentazioni, ma un ecosistema molto più complesso che permette di fare molte cose interessanti nell'ambito scolastico. Vediamo un attimo le caratteristiche principali. Allora, il sistema fa parte appunto di un sistema Google Drive che è un prodotto gratuito. È un prodotto gratuito e qualsiasi utente con un account Google può avere questi prodotti e può avere anche uno spazio di Google Drive a disposizione. È un'applicazione web, nel senso che è un programma che risiede sul server di Google, quindi nel nostro computer non dobbiamo assolutamente installare nulla, quindi automaticamente è multipiattaforma, può essere usato con qualsiasi sistema operativo. C'è anche una versione per tablet, per tutti i vari tablet, e il suo punto di forza è soprattutto che è veramente utile per i lavori collaborativi, cioè è possibile poter lavorare a più mani alla stessa presentazione, ma oltre che per le presentazioni c'è il prodotto analogo pure per scrivere e per il foglio elettronico. In realtà, oltre alla versione gratuita che è disponibile per qualsiasi utente con un account Google, che ha delle limitazioni in spazio e in funzioni, spazio disponibile nel web, esiste un pacchetto di Google che si chiama Google Apps, spesso il nome viene cambiato, però Google Apps è conosciuto in questo modo, che è un pacchetto riservato alle aziende, un pacchetto a pagamento che fornisce una serie di servizi interessanti. Lo stesso pacchetto esiste anche per le scuole, si chiama Google for Education e è un pacchetto totalmente gratuito e permette di avere una serie di servizi veramente interessanti. La prima cosa che si può fare è associare il dominio della propria scuola, del proprio sito web, a Google for Education, ottenendo in questo modo, per esempio, una quantità infinita di caselle di posta elettronica con il proprio dominio. Faccio un esempio: nella mia scuola il dominio e il sito della scuola è www.gandinarni.it. Noi abbiamo associato il nostro servizio di posta a Google con un'operazione che si fa in modo abbastanza agevole tramite il proprio provider che gestisce lo spazio web, e in questo modo noi abbiamo una serie infinita di caselle di posta elettronica che sono caselle Gmail con il dominio gandinarni.it. Nel mio caso io ho una casella elettronica di posta elettronica che si chiama Gustavo Caprioli chiocciola gandinarni.it. Oltre a questo, che è importante perché di fatto le caselle di posta elettronica poi identificano anche i vari utenti, c'è a disposizione per ogni utente uno spazio su Google Drive illimitato. Nell'account che viene dato gratuitamente a tutti gli utenti c'è uno spazio di pochi giga. Ecco, in questo caso c'è uno spazio illimitato e all'interno di questo spazio è possibile utilizzare, anche con attività collaborative, soprattutto con attività collaborative, tutti i prodotti della suite Google Apps, quindi la possibilità di scrivere dei testi, la possibilità di avere dei fogli elettronici e la possibilità di fare presentazioni, che è quello che vedremo oggi. Questi documenti realizzati vengono automaticamente salvati nel Drive, nel cloud, e possono essere condivisi si può lavorare in modo collaborativo con altri utenti dello stesso dominio o anche esterni al dominio. Molto utile perché si possono creare anche dei gruppi classe, per esempio, e dare la possibilità di poter collaborare allo stesso documento a tutti gli utenti di una classe. Quindi questa è un'operazione, ecco, veramente, veramente interessante. Allora, vediamo adesso, fatto questo preambolo che può essere utile per il mondo della scuola, vediamo un attimo come lavorare con l'app delle presentazioni. Allora, questa applicazione, dicevamo, è visibile anche, è utilizzabile anche da tablet con qualche limitazione. Allora, per fare una nuova presentazione già siamo nella schermata giusta, però dal tasto in alto a sinistra abbiamo la possibilità, oltre che le presentazioni, anche di fare documenti o fogli. Nel nostro caso siamo già nella pagina delle presentazioni, clicchiamo su il più in basso a destra per iniziare una nuova presentazione. Faremo una presentazione analoga a quella
che abbiamo fatto con le altre suite su Mario Ridolfi, un architetto del Novecento italiano. Anche qui possiamo scegliere un template. Prendiamo questo qui, bacheca delle ispirazioni, ok. È chiaro che i tempi di reazione, essendo un'applicazione web, sono un pochino più lenti, ma con le bande dati di internet sempre più veloci, questo sarà sempre meno un problema. Allora, incominciamo, clicchiamo il titolo, scriviamo Mario Ridolfi, sottotitolo architetto. Molto bene, adesso aggiungiamo una nuova diapositiva. Con il tastino più possiamo scegliere vari template di diapositive. Prendiamo per esempio il titolo a due colonne e qui vogliamo mettere la biografia. Ok, qui clicchiamo per aggiungere il testo, come sempre la prendiamo da Wikipedia, tasto destro, copia, torniamo alla nostra presentazione e la incolliamo. Bene, in questo caso ha un carattere nero su fondo nero, per cui non va bene. Possiamo andare a cambiare il colore del testo. C'è questo pulsante, c'è una disposizione nella barra dei menu e dei menu analoga a tutti i programmi. Possiamo scegliere, ecco, un testo bianco. Magari allarghiamo un pochino per poter far entrare tutto il testo all'interno di una finestra. Diminuire il carattere, non c'è nessun problema. Adesso andiamo a inserire una foto. La possiamo prendere, eccolo qui, dal pulsante immagini. C'è la possibilità di prendere immagini anche scattandole con la fotocamera dal drive, oppure caricarla dal proprio computer. Noi la carichiamo al nostro computer, abbiamo un'immagine già pronta, la trasciniamo, eccolo qua, e questa è l'immagine dell'architetto. Possiamo come sempre ingrandirla. Ecco, come crediamo meglio, ci sono anche delle opzioni sull'immagine, possibile ricolorarla e fare una serie di operazioni. Non sono le operazioni a livello numerico le stesse di un programma tipo PowerPoint o tipo Keynote, però considerando gli altri vantaggi, anche la gratuità del prodotto, è interessante. Adesso andiamo a mettere un'altra diapositiva con tutte immagini, quindi possiamo prendere tranquillamente una diapositiva vuota e andiamo a inserire delle immagini. Possiamo direttamente trascinare dal nostro desktop, eccola qua l'immagine, e possiamo ritagliarla. In questo caso la ritagliamo per avere, diciamo così, un particolare. Abbiamo fatto la stessa cosa in altri casi. Chiudiamo l'opzione ritaglio e magari la andiamo a rimpiccolire. Eccola qua, e la mettiamo in un angolo. Mettiamo adesso dei disegni. Tempo di caricarlo, rimpiccoliamo questa finestra e la posizioniamo. Dopodiché prendiamo un'ulteriore immagine, sono le stesse delle altre presentazioni, e la posizioniamo in un punto qualsiasi. E a questo punto dobbiamo inserire del testo. Ecco qua l'immagine, inseriamo del testo. C'è lo strumento casella di testo. Disegniamo la finestra del nostro testo e qui scriveremo particolare. Particolare, eccolo qua. Abbiamo scritto male, la A deve essere minuscola. Scriviamo un testo qui e lo chiameremo disegno originale. E in quest'ultima immagine scriviamo casalina. Ok. Adesso dobbiamo fare in modo che questi testi rimangano sotto l'immagine, prima cosa, e poi vogliamo mettere delle animazioni e delle transizioni. Allora selezioniamo l'immagine, disponi, ordina, porta in primo piano. Stessa cosa per l'altra immagine, disponi, ordina, porta in primo piano, disponi, ordina. Eccolo qua, porta in primo piano. Adesso vogliamo inserire delle animazioni e delle transizioni. Allora, la transizione tra una diapositiva e l'altra. Cliccando su transizione possiamo mettere, per esempio, la solita transizione a cubo. Sulla prima, lo mettiamo pure sulla seconda e lo mettiamo anche sulla terza. Dopodiché selezioniamo le immagini e aggiungiamo un'animazione. Allora, in questo caso mettiamo una dissolvenza in entrata, va benissimo, possiamo mettere la velocità media, aggiungiamo un'altra dissolvenza
Questa la togliamo perché, ecco, ok. Aggiungiamo un'animazione per quest'altra foto, sempre media, ok, e lo mettiamo anche per l'ultima. Dissolvenza in entrata, velocità media. Bene, adesso magari ecco anche nel testo, in questo testo qui possiamo mettere un'animazione, mettiamone un'altra, qui magari entrata dal basso, ok. E adesso andiamo a vedere l'effetto della nostra presentazione. Avviamo la presentazione. Un momento di tempo per caricarlo. Eccolo qui. Biografia. Seconda pagina. Particolare 1. L'immagine scompare. Particolare 2. E particolare 3. Di fatto si riescono a fare presentazioni analoghe a quelle di programmi ben più noti e conosciuti. Vediamo un attimo per ultima cosa come condividere la nostra presentazione. Allora troviamo in alto a destra un tasto condividi, innanzitutto ci fa dare un titolo, chiamiamo Mario Ridolfi, non l'avevamo ancora rinominato, clicchiamo su salva, ecco, e adesso a questo punto noi possiamo fare quello che vogliamo. Qui possiamo inserire gli indirizzi e mail delle persone che vogliamo invitare a utilizzare questa diapositiva. Oppure con l'opzione avanzate possiamo mettere dei gruppi. Qui appare anche sopra il link per la condivisione e possiamo andare anche, ecco, a mettere dei gruppi e scegliere se fare una presentazione pubblica sul web, che significa che chiunque conoscendo il link la può modificare, oppure possiamo limitare l'utilizzo e la modifica della nostra presentazione a soltanto tutti gli utenti di ES Gandhi, oppure a persone specifiche. Insomma, abbiamo una serie di opzioni che permettono di poter lavorare in modo estremamente, estremamente collaborativo, estremamente semplice. Questo che adesso abbiamo visto per le presentazioni, in realtà, si può fare in modo analogo anche per i documenti e per i fogli. Ultimissima cosa, abbiamo pure l'opzione di pubblicare questa nostra presentazione sul web e di scaricarla anche in diversi formati. Possiamo scaricarla in formato PowerPoint, in formato PDF e in formato immagine. Quindi abbiamo la possibilità veramente di poter iniziare a lavorare con questo strumento e poi magari perfezionarlo con PowerPoint nel caso in cui vogliamo avere degli effetti particolari non disponibili, oppure distribuirla in PDF come magari può essere utile fare. Bene, invito tutti a provare ad utilizzare questo strumento che è sicuramente disponibile. Immagino che la maggior parte delle persone che stanno vedendo o ascoltando questo video hanno un account Google, per cui è possibile provare questo strumento anche immediatamente e sperimentare appunto la versatilità e la potenza, soprattutto nelle funzioni collaborative, che questo strumento mette a disposizione. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.